Alla fine degli anni 70 sono entrati tutti, poi non è entrato nessuno. Non era vietato, ma non entravano più. È un po' anche colpa degli intellettuali. Quando gli intellettuali hanno capito, sono andati in gruppo. Prima in TV non c'era nessuno, due, tre presentatori e al massimo cinque. Poi hanno capito che potevano andare e sono andati. Prima la telecamera non li riusciva a prendere. All'improvviso sono entrati nell'inquadratura. All'improvviso non escono. Dove saranno? Dove saranno? Che disperazione! Guarda bene. Un giorno gli intellettuali torneranno. Sarà tutto diverso. Essi non venderanno più le penne come si racconta. Erano indicibili orrori, facevano specie, la specie umana. Loro però torneranno, uscendo dalla tasca il loro. Ruolo finalmente lo avranno, riavranno. Come società, la società tira un sospiro, essa sorride. Va in gita sui denti ridenti motoveicoli, si va al mare, a Ostia, a Fregene. Tutte le mamme ai balconi, coi bimbi, ridete. Nel mentre, la primavera. Guariscono per sempre dalla rinite.